veramente l'esclusiva mondiale italiana qui, appunto, sì, a Rossano, di questo grande mago italo. È vero. Benvenuto. Lei? Lei chi è? Questo posto non mi. Lei. Grazie. Lei sarebbe Aperfield. Perché? Il grande mago italo-americano. Yes. E Aperfield, che cazzo dici? Che yes. Tu non sei il grande mago italo-americano. Tu non sei, tu sei quella cialtrona della fetta di prima. No. Tu sei la fetta di prima. Ma tu sei quella. Noi dobbiamo fare uno spettacolo, cioè uno spettacolo di immaginazione. Luca, posso fare una cosa? Non si assomiglia neanche a quella di prima. No? Non si assomiglia? No. Posso fare una cosa? E adesso? Io. Quindi lei sarebbe il grande. Ah beh, noi dobbiamo fare andare avanti con il nostro spettacolo, quindi lei non può esibirsi. Ma non so, ho fatto il nostro spettacolo. Ah, tu avresti capito? Sì. Non capisco lei che parla italiano. Noi ci capiamo, che sì, bravo. Devi fare un pezzo? Vuoi fare un pezzo? Di magia? Di magia. E che pezzo sarebbe questo pezzo? È chiaro, scusa. Ah, vuoi fare sparire un fazzolettino nel suolo. Vuoi fare sparire questo fazzolettino? Ok. Quindi. Ok, sì, ok, andiamo avanti col peggio perché sto. Ma non è finita! Vediamo, guarda, è vero. Non c'è niente. Ok. Andiamo avanti. Guarda che forse è un po' troppo grande per la sua manina, questo. No, no, sto. È grande. Mia cara, anch'io c'ho il pugiglione, e posso fare anche più male.